tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Rapinatore di farmacie indagato per 11 colpi messi a segno tra Marche e Romagna, era stato arrestato ad agosto a Fano. È stata sgominata dalla polizia la banda che rubò un quintale e mezzo di erba medica pregiata all'inizio di ottobre in Urbino. 4 le persone denunciate. A Fano si moltiplicano le iniziative per raccogliere fondi da destinare alle cure all'estero di Federico. A Cartoceto, fine settimana dedicato all'olio extravergine e all'oliva, con 3 giornate di degustazioni, visite ai frantoi, mostre e concerti. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Era stato arrestato dalla polizia di Fano nell'agosto scorso, ma solo dopo mesi di accurate indagini si è scoperto che quell'uomo, finito in manette, aveva commesso una decina di rapine, tutte ai danni di farmacie. Era già stato assicurato alla giustizia, ma ora la sua posizione si aggrava ulteriormente. Pasquale Montanaro, 40 anni, originario di Foggia ma residente a Rimini, era stato fermato in flagranza di reato mentre stava per rapinare la farmacia Rinaldi in via Negusanti a Fano. Durante l'interrogatorio aveva confessato di essere l'autore anche di una precedente rapina commessa il 26 giugno scorso nella stessa farmacia, dove prima di rubare 800 euro aveva chiuso le dipendenti dentro uno sgabuzzino. Aveva messo a segno inoltre un colpo in un supermercato in via Tito Speri, sempre nella città della Fortuna. Montanaro era stato messo in libertà solo lo scorso mese di marzo, dopo aver scontato 6 anni di carcere per altre rapine compiute in farmacie nella città di Pesaro e dintorni. Ma le indagini in questi mesi sono proseguite da parte degli agenti del commissariato di Fano, coordinati da Stefano Seretti. Un'attività di indagine che ha permesso di addebitare a questo malvivente, un rapinatore seriale, professionista, delle rapine e altri 10 colpi. Aveva colpito un po' a raggiera lungo, spostandosi da Rimini dove risiedeva, quindi nord delle Marche, la provincia di Pesaro Urbino, e anche nella stessa Romagna. A Forlì aveva fatto 4 colpi, a Rimini Riccione altri due colpi qui a Pesaro nel capoluogo e altri 3 colpi praticamente a Fano. Questo nell'arco di due mesi e mezzo, non più di 3 mesi. Il suo modus operandi era più o meno sempre lo stesso: rubava auto, scooter per spostarsi, selezionava in particolare le donne come sue vittime e le minacciava con un taglierino o con un grosso cacciavite. Addirittura, quando il 1 giugno scorso aveva preso di mira il supermercato AEO, durante la fuga a bordo di un'auto aveva causato uno scontro frontale, procurando lesioni gravi alla conducente dell'altro veicolo. La donna, trasportata al pronto soccorso, ne era uscita con 30 giorni di prognosi. Lui invece si era ferito al volto, al costato, ed aveva riportato la fuoriuscita di una spalla. Poi si era dato alla fuga facendosi dare un passaggio da alcuni camperisti. Alle spalle ha un enorme problema di droga, di abuso di cocaina, che lo spingeva a un'enorme necessità di prendere denaro per comprare e acquistare la droga, un consumo veramente enorme, quotidiano, che lo spingeva a commettere rapine, anche più di una rapina al giorno. Riteniamo di aver fermato veramente uno dei più grossi rapinatori di farmacie e non solo nel nostro territorio. E la polizia di Urbino invece ha sgominato la banda che aveva rubato più di un quintale e mezzo di erba medica pregiata nell'azienda agraria di proprietà del sindaco di Urbino. Avevano messo a segno il colpo nella notte fra il 2 e il 3 ottobre scorsi ai danni del consorzio agrario Terra Bio di Urbino, di cui è socio sindaco Michele Gambini, dove avevano rubato oltre 1.500 quintali di sementi di erba medica per un valore di 500.000 di euro. La banda era formata da 2 foggiani di 38 e 64 anni e da un cittadino rumeno di 39 residente in provincia di Ravenna. I ladri, dopo aver forzato il cancello d'ingresso e divelto un chiavistello in
acciaio si erano introdotti all'interno dello stabile, caricando con delle pale trovate in azienda il pregiato materiale definito oro giallo su due mezzi pesanti. È un materiale prezioso perché ha un costo elevato, diciamo di oltre 2 euro al chilo, valore commerciale, ma il valore era dato dall'ingentissimo quantitativo che era stato rubato. Per spostarli ovviamente erano necessari dei camion e quindi l'attività è nata d'indagine proprio dal trasporto di merci. Collaborazione con la squadra mobile ma anche con la polizia stradale. Uno dei veicoli era stato fermato durante un controllo ed era stato segnalato come sospetto. Dopo diversi pedinamenti è stato possibile risalire al nascondiglio di una parte delle sementi trafugate. Erano state portate in un capannone nella zona industriale di Cervia. Il restante della refurtiva invece è stata ritrovata a Treia, in provincia di Macerata e a Reggio Emilia. Durante le indagini sono stati identificati anche 2 commercianti. Materiale che è stato completamente recuperato? Ne sono stati recuperati circa 1.100-1.150 quintali, un 300-350 quintali nelle operazioni di carico e scarico, praticamente da parte dei malviventi sono stati ovviamente resi inservibili all'utilizzo. I 3 malviventi già noti alle forze dell'ordine sono stati denunciati per furto aggravato, mentre uno dei commercianti per ricettazione. Nessuna conseguenza penale invece per il suo collega emiliano, risultato aver acquistato le sementi in buona fede. Prosegue l'attività di indagine per individuare eventuali complici. E ci sono buone notizie invece per chi nel 2012 ha lavorato per l'ambito, per i servizi sociali. Oggi l'ambito territoriale 6, ha detto l'assessore Marina Bargnesi, è in grado di pagare le fatture ai fornitori. Buone nuove per le cooperative coinvolte nei servizi erogati per l'ambito territoriale 6 per l'anno 2012. Per le quali sono in arrivo tra pochi giorni i pagamenti delle relative fatture per le prestazioni effettuate. Questa prima tranche di pagamento arriva dopo un lungo processo di verifica di atti, procedure, di modalità di funzionamento dell'ambito dopo il licenziamento per giusta causa della coordinatrice Sonia Battistini. Un lavoro complesso e difficile, di grande responsabilità, dato che si parla di politiche sociali, al quale è stato chiamato il coordinatore pro tempore Maurizio Mandolini. Vogliamo comunicare che essere riusciti a fare una ricostruzione per l'Unker Premio 2012, che ha consentito di portare in consiglio questa delibera, che come debito fuori di bilancio particolare, perché comunque i fondi sono INPS, non sono del comune di Fano, ma di poter garantire quindi a chi ha reso tutte le prestazioni il giusto ricompenso, ecco, questo per noi è un segno di grande soddisfazione. Sono 3 cooperative che su cui verrà ripartito in modo diverso rispetto alle prestazioni rese, che sono la cooperativa Crescere, la Cosmark e la Labirinto. È questione di giorni. Una parte fondamentale in questo processo di trasparenza è stata svolta dai comuni facenti parte dell'ambito 6. Tutti quanti ci siamo rimboccati le maniche dandoci 2 obiettivi fondamentali, che erano quelli della continuità dei servizi e naturalmente il fatto di poter pagare le cooperative che avevano effettivamente reso questi servizi. Poi ci sono state tutte le vicende che hanno riguardato nello specifico ovviamente la figura del coordinatore d'ambito, ed oggi possiamo assolutamente registrare un dato estremamente positivo, che è quello di aver scelto una nuova figura di coordinatore d'ambito per traghettare questa difficile fase, che ha 2 sfaccettature, che sono da un lato quella di andare a risanare quella che era la situazione preesistente, naturalmente, sia dal punto di vista contabile sia dal punto di vista organizzativo, e l'altra mission che io ritengo ancora più importante, perché poi determinerà il futuro dell'ambito, è quella di costruire un nuovo ambito all'interno del quale i comuni effettivamente immettano una maggior quantità di servizi e quindi carichino l'ambito stesso di riferimento di anche contenuti maggiori. Ora, dopo questo punto di svolta, si rende necessaria una nuova fase per l'ambito territoriale, una fase di ricostruzione. Adesso stiamo ripensando insieme come rilanciare l'ambito, come trovare forme associate anche di gestione dei servizi con tutti i comuni e come, ecco, ripartire con una fiducia nuova e diversa, cercando di individuare anche uno staff. Adesso abbiamo il coordinatore d'ambito ad interim, poi ripartirà il bando e quindi, diciamo, il dialogo e la caratterizzazione che il comitato dei sindaci deve avere, che è di tipo politico, finalmente sta prendendo una forma nuova e più concreta.
È stato identificato il cadavere rinvenuto lo scorso 23 maggio sul litorale fanese. Dopo un ulteriore esame tecnico disposto dalla Procura della Repubblica e del Tribunale di Pesaro, è stato accertato che il corpo appartiene ad un cittadino turco di 36 anni, naufrago nel tragico affondamento lo scorso 28 dicembre della motonave di bandiera turca, la Cockbell, nelle acque al largo di Ravenna. Un fratello del marittimo è arrivato ieri dalla Turchia ed oggi il corpo del giovane potrà essere restituito ai familiari per il rimpatrio della salma. Pesaro è ufficialmente candidata a città europea dello sport. L'investitura è arrivata oggi nel salone d'onore del CONI, direttamente dal presidente Giovanni Malagò. Ce la giocheremo con Cagliari, Catania, Forlì, Montecatini Terme, Orvieto, Bassano del Grappa e Vicenza, annuncia il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Gli esercenti di Fano continuano a mobilitarsi per raccogliere fondi da destinare alla famiglia Mezzina, che dovrà portare all'estero il piccolo Federico, il figlio di 5 anni, perché in Italia, qui in Italia ancora non esistono cure. La storia di Federico Mezzina, il bimbo fanese affetto da morbo di Crab, è entrata nei cuori di tanti privati cittadini e di commercianti che continuano ad organizzare delle giornate dedicate alla raccolta fondi per il piccolo, di soli 5 anni, che ha bisogno di infusioni di cellule staminali ora inesistenti in Italia. Per questo i genitori dovranno portarlo all'estero, ma ad un costo molto elevato, di oltre 30.000 euro a ciclo. A dare una speranza in più a Federico e ad unirsi alle iniziative locali anche il negozio di Sant'Orso Sensi Parrucchieri, che donerà una piccola parte del ricavato della giornata di sabato 7 novembre. La nostra cliente, che si occupa anche di queste cose, ci ha chiesto se volevamo partecipare. E noi abbiamo preso a cuore anche altre iniziative come UNICEF e queste cose qua, e perciò eravamo contenti di partecipare a un aiuto per questa famiglia che è anche del posto. Come verrà organizzata la raccolta fondi? Nell'arco della giornata ogni spesa che la cliente affronterà nel nostro negozio prenderemo da lei 2 euro, li metteremo per questa famiglia, e poi anche noi daremo il nostro contributo che potrà aiutare. Questo per la sensibilità che abbiamo noi verso qualsiasi persona, qualsiasi cliente e chiunque sia contento di partecipare con noi a questa cosa. In bocca al lupo, Federico! E doniamo una speranza per Federico e l'iniziativa che si terrà domenica al Teatrino di San Costanzo. Alla festa, che avrà inizio alle ore 16, verrà allestita una pesca di beneficenza e si potrà assistere allo spettacolo di Carola. L'ingresso sarà d'offerta e l'intero ricavato andrà devoluto alla famiglia del bambino. Ancora cronaca, altri 2 furti sono stati sventati in altrettante attività commerciali. Il primo l'altra notte intorno all'1.30 alla ditta Buon Ristoro in località Ghilardino di Fossombrone, dove grazie al nebbiogeno collegato all'impianto antifurto i ladri sono stati messi in fuga. 10 minuti più tardi, a Piandre il Bruscolo invece, 40 km più a nord, dall'altra parte della vallata, la centrale della vigilanza privata Vigilar, è arrivato un allarme per furto dallo snack bar Leo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno riscontrato la forzatura di una finestra e della porta d'ingresso. Anche in questo caso i ladri sono dovuti andare via a mani vuote perché non sono riusciti ad aprire le porte interne del bar. A Magliano, una piccola frazione di Fano, sono riemersi dal terreno alcuni residuati bellici risalenti all'ultimo conflitto mondiale. Nell'area adiacente all'ex circolo Acli, ora transennata dalla polizia, sono state rinvenute 3 granate cilindriche di 35 cm di lunghezza per 8 cm di diametro, prive della carica esplosiva. Si attende adesso l'arrivo degli artificieri. Dopo l'annata pessima registrata nel 2014 in termini di produzione per la mancanza della materia prima, torna a risplendere l'oro verde del tavolo, ovvero l'olio extravergine di oliva. A Cartoceto domenica prende il via la mostra mercato con tante novità e soprattutto tanta voglia di rilancio.
ormai è chiamato a giusta ragione l'oro verde delle Marche, prodotto tipico per eccellenza e vera risorsa economica. A Cartoceto, dove esiste l'unica DOP nelle Marche per l'olio extravergine d'oliva, il Cartoceto DOP è un patrimonio storico e territoriale di cui andarne fieri e, non a caso, è chiamata Reale DOP. Domenica 8 novembre torna la mostra mercato dell'olio e dell'oliva, giunta alla sua 39esima edizione e con la nuova veste che dall'anno scorso gli è stata cucita addosso, quella del Cartoceto DOP il Festival. Un evento molto 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 importante, perché proprio sulla base di questa idea che abbiamo avuto lo scorso anno di ampliamento a diversi target di visitatori e di turisti, abbiamo voluto trasformare la storica mostra mercato in un vero e proprio festival che parte dalla centralità del prodotto, come dicevo prima, dell'olio DOP Cartoceto, ma che sviluppa attorno un corollario di iniziative, di intrattenimenti e di attrazioni turistico-culturali e artistiche molto molto importanti, e quindi ci sono sicuramente tutte le condizioni davvero per grandi soddisfazioni dei produttori olivicoli del nostro territorio provinciale. La nuova veste della storica mostra mercato è un viaggio tra enogastronomia, arte, convegnistica, musica e percorsi verdi, che quest'anno si fregia di importanti collaborazioni e di grandi nomi per le serate presso il ritrovato Teatro del Trionfo. Un nome su tutti, quello di Antonella Ruggero, l'ex cantante degli amatissimi Mattia Bazar. Sfruttando la collaborazione sia di artisti locali sia di artisti a livello internazionale, vi è inoltre la collaborazione con due istituti, sempre dal punto di vista artistico, sto parlando, importanti della provincia, l'Accademia di Belle Arti di Urbino e il Liceo Artistico Mengaroni. E ovviamente anche quest'anno riapre i battenti il Teatro del Trionfo con i suoi spettacoli al Trionfo. Questa era la nostra ultima notizia del telegiornale, grazie per la vostra attenzione, arrivederci a domani.